No, questo, esattamente, proprio no, i nemici sono tutti quelli, non hanno aggiunto nemmeno uno, niente, niente. È l'ultima possibilità. Dobbiamo usare la foresta infinita contro i Vex o prepararci per una brutta fine. Calcolo dove inviarci. Il luogo è semplice da raggiungere, ma trovare la simulazione corretta è un pelino più complicato. Bene, dovete trovare l'algoritmo che ha prodotto la foresta. Così troveremo Panoptes. Infatti la modalità Big Team l'hanno tolta, per dirti, è una cosa che non ho mai più fatto, che era quella che noi giocavamo di più. Ah vabbè, io non l'ho tentato. I Vex sanno di essere vulnerabili qui, la simulazione sarà ben difesa. Il punto della storia in cui hai inventato un motore della realtà? Niente di più importante. Sì. Ah no, non lo so. L'hard forse? Beh, l'hard non l'abbiamo fatto ancora. L'hard quando l'abbiamo fatto avrei voluto farlo, ma poi non mi avete fatto fare. Come si dice, passato lo santo, passata la festa. Ancora qua stiamo. Vale. Zio, stavo cadendo giù. Guardiamo a terra. Piano a
Apri la porta. Ho visto la roba. I Vex riescono sempre a prevedere i nostri piani, ma voi e Ikora ci avete dato la possibilità di poterli sorprendere. Sono senza parole. Dunque, ciò che voglio dire è che quando tutto sarà finito, mi mancherà essere il tuo spettro. Giusto un pochettino. Ci sono le schede di dobbiamo raggiungere la cima della torre e scaricare l'algoritmo prima che i Vex creino la foresta infinita. Ma non in 4K da 1080 che sa. No, la console dà il 4K quando c'è il tesoro in 4K. Ah. È proprio solo chi? Ma non so che risoluzione di stream. Ah, forse. Ricordi quando ti ho detto che i Vex predicono tutto? Hanno delle contromisure automatiche anti-intrusione. Reagiranno e bloccheranno ogni nostra mossa. Come pensavo, ci stavano aspettando. Possiamo solo combattere e sperare di passare. Un bel video, sì, imprevedibile. Le tramonti, ma che bello. In HD sono ancora più belli. Vedi di quello che ti parlavo io, King, se tu guardi per esempio là il tramonto, quella parte dove sta tramontando il sole, lì ci sono effetti che sono pronti per essere codificati dall'HD dell'ultimo. Guarda che belli, mo ci sediamo anche a fianco, guarda. Oh, sono caduto, sono caduto, sono caduto, lo sapevo. Se c'è un buco cado io. Non so perché è caduto. Perché è immune sto strano?
per esempio, mo si, fai una foto qua, vieni qua Alberto, vieni. Vieni qua dove sto io e fai una foto a questo qua, mo ti faccio vedere. Sì. Al portale, falla. Metti dove sei e falla al portale. E ti faccio vedere come si schiantano i colori. Guarda la mia. Guarda la mia e guarda la tua. Vedi come si schiantano i colori. Non è questura, si saturano i colori, cioè il bianco brucia tutto. Perché è l'HDR che la fa il lavoro. L'HDR definisce molto più le sfumature che loro hanno inserito nel gioco per ottimizzare l'HDR. Sì, sì. Ti coglie anche con le 80. Sì. Ci siamo. Raggiungiamo la cima e troviamo l'algoritmo. Te la mangi di ieri l'orecchietto generale. Bravo. Che la Puglia è diversa dal Salento. Non fa tutto nel buon fascio, sai? Anche se devo dirti che Brindisi non scherzo. Anche se devo dirti che Brindisi. Sì, stai zitto, che può fare un mappa stanno male, zitto. Quindi se fai te morgo lì poi te fai la sega domani. E hanno chiuso. Hanno chiuso il Sansara, capisci? L'hanno chiuso perché dicono che faceva feste di discoteca, non aveva permesso, dopo 10 anni. Dicendo che faceva feste di discoteca, non aveva permesso. Casino, casino. Ma loro ci hanno aperto anche un dito... No, ne l'hanno chiuso ormai. Non
dura sta missione del mondo? Gameplay non ti piace, mica quello di Rainbow Six. Facciamoci una ragione. Questa volta ho detto che invece di non giocare il primo DLC, ne potrei giocare almeno il primo. Demoliamo questa macchina. Ma che finisco questo? Lo posso disinstallare. E gioco solo capolavoro. Ma no, prendilo. Madonna, come la mano. No! Quindi facciamo tutto, vedo sì, quindi vedo sì. Pure devo venire con te. Ma che cazzo, sì. Una simulazione del passato. Bingo! Scansione. Isolo schemi di Panoptes. Bingo. Sovrappongo sulla mappa e... preso. Panoptes finisce sempre sulle stesse coordinate. È finita. Sarà così che batteremo i Vex. Rilevo un cambiamento. Un nuovo futuro. Informerò Osiride. Aspetta. Una procedura difensiva. Nuove realtà in via di formazione. No, no! Dove siamo? Mercurio? Come siamo finiti qui? L'ultima cosa che ricordo è che eravamo nella zona morta. Abbiamo trovato quel dispositivo e poi... puff! Che strana sensazione, come se qualcuno avesse spostato i mobili di casa mia. Ma i mobili sono nel mio cervello. Ok, non credevo di dover arrivare a chiederlo, ma chi altro è stato nella mia testa?
Accedo al nucleo mentale. Ah, quante avventure. Rettifica, quante avventure senza di me. Non so se dovrei sentirmi indignato. Aspetta, c'è qualcos'altro qui con me. Immagini olografiche codificate enormi, sicuramente Vexa. Senti, non posso decifrare quei file o aprire quel portale. Ci servono rinforzi. Ci serve Ikora. Che buona idea. Prego, eh? Aspetta, perché l'ho detto? No, no, fino alle due continuiamo. Parla con Nicola lì alla città. Portami in torre. Portami in torre. Quanti soldi? Ce l'ho il caschetto solito. Sì, questi qua si attivano dei bonus particolari. Hanno fatto qualcosa loro sicuramente. Al momento no. Ti dà dei bonus particolari su alcune zone. Ma la missione com'è che non droppa un oggetto di merda? Mi spiegate sta cosa? Sì, potrei fare qua, vedi. Aspetta. Sì, aspetta un attimo. Oh, che bello questo. Qua nell'inventario c'è tutta una serie di colori che ho trovato. Oh. Non mi piace, niente prima. Abbiamo cacciato la legione russa e faremo la stessa cosa con la prossima minaccia. Angelo della morte. Procedo. Tutto fatto, tutto fatto. L'Everversum ti accoglie a braccia aperte. Te vuoi. Ah, questo è solo robaccia estetica, non dà il cazzo questo. L'Everversum è felice di fare affari con te. Quando dove occhiate, quando questo 299 lì. Questo non si vede. Questo è carino. Tacco per gli stregoni. Nessus, su Nessus. Su Nessus però. Su Nessus. Non mi devo ricordare di cambiarlo su Nessus. Su Nessus. Abbiamo visto se mi dà qualcosa di recente, no? Salve a te. Si lavora lentamente, sperando. Perché devo fare? Sforzo. No, no, devi vedere, quando mi metto qua di giorno, io l'oratore non lo vedo. Mi satura tutto l'oratore, non lo vedo. Invece mo si vede. Vedi? Si è avuto.
Che cifratura abbiamo qui? Sgramma, merda. Monnezza. Tutta monnezza. Ah no, 3.12, capo di cazzo, 3.12. Sì. Migliora la velocità di ricarica delle armi cinesi, come se per un cazzo. Allora, non posso fare così. Portiamo. Porta 3.12 questa, no? Sì. I criptarchi migliori scavano, smuovono la terra e aspettano che i semi germoglino. Vabbè. Molto bene. Questo potrei aumentarlo? Devo ammetterlo. Sono molto curioso di sapere che cosa mi farai decodificare. Inno solenne, cos'è? Fucile automatico da 304, 44 colpi. La complessità di una cifratura è irrilevante, basta avere la chiave. No, aspetta un attimo, devo fare una cosa. Dono di Uriel. Devo ammetterlo. Sono molto curioso di sapere che cosa mi farai decodificare. Ciao. Qualcosa per lei? Sì? Sole questo. Palle. Tutto Fenchurch si occupa dell'esplorazione. Ah, c'è ancora da appoggiare. Allora, questa è il bombo. Sì, sai, quelli sputati da fuoco, poi mi sa che c'era già il danno cinetico, no? Niente più dobbiamo parlare con la tizia, no? Possiamo permetterci di fallire. Siamo troppo vicini alla vittoria. Il sacrificio di Sagira non sarà vano. Sai dove... Stanni bene. Ok, Kingo, tu puoi fare questa qua. Dai, il cinetico. Questa c'è il cinetico. Danni da vuoto. No, io c'ho mod una marea. Dobbiamo essere prudenti. Certo. Nessun problema, questo non va bene. Non sarò certo io a dirlo. Infatti. Hai nuovi modi. Invece pure questo cazzo di marea lungo. Molto gentile. Facciamo così. So che sei in gamba. Ma questo bisogna vederlo in campo. Questo è lontano. Stai facendo veramente un ottimo lavoro là fuori, Devrin.
Grazie di tutto. No, certo che no. Va bene. Non qui. Ci mettiamo questo qua. Ah, vedi, abbiamo che posso mettere la storia delle origini. Può aspettare. Allora, storia delle origini, se tu fai Y. Storia delle origini, faccio così. Se avessi saputo di dover dirigere così tanti guardiani, avrei ascoltato. Pazienza, dobbiamo essere prudenti. Che mi dici dell'altro? Hai i nuovi modelli. Come puoi trasmettere agli altri ciò che hai appreso? Ok, ma adesso siamo a 308. No, di... di qua, di media. Di potere medio, no? Stai facendo veramente un ottimo lavoro là fuori. In base a quanto viene no, qua. No, certo che no. Non qui. Bravo. Il punto debole è il centro dello scudo. Forse il centro delle loro menti. Parlami. Qualsiasi cosa pur di aiutare. Vorrei la. Mi stanno a mettere. Mi stanno a mettere. E vogliamo tutte le stesse cose. Guardiani, spettri. Hai delle informazioni da condividere? Telai. E falchi? C'è qualcosa che perché subita morte non ne ha bisogno. King, quando vuoi, possiamo partire. Il punto debole è il centro dello scudo. Ce ne sono solo 10. Cominciamo. Succede sempre tutto insieme. Ah, che c'è l'aggiornamento, no? Sì, sì, sì. Ognuno sì, può fare la sua parte, anche se piccola. Il zombie sta nella storia. Sì, c'è la quella in cop che fai i fortini contro le orde di zombie. Così nasce dopo. Dopo hanno messo il resto. Ma no, quello non è, quello è a pagamento, quella versione. Ne parla di quest'estate che mi incuriosiva, però poi ho visto il cartonato troppo cartonato. Dai Cora devi attivare la missione. Spostiamoci. Però forse l'ho attivata io, vai. Già. Mamma mia, su Mercurio devi tornare. Ah, su Mercurio la missione. Il viaggiatore è così bello. 23 anni, cazzo. Ma perché non si fa sentire quella merda di...
perché un essere immondo così ha anche fratelli. Mercurio lo fa sempre la stessa tiritera. Devo tornare di nuovo da qualche parte. Là sono morti tutti. No, devo prendere. Mi sono connesso male. Mamma mia. Anzi, fai una bella cosa, Giacchino, no? Vai sulla scuola. Queste crocevie sono come nodi nel tessuto del tempo. Devi sbrogliarli. E vedi, se mi... Vedo ancora che c'è, mi silenziavo un po'. Tu ce l'hai, abbiamo mai comprato un Kong per te. Io ho appena tagliato. Del genere riporterà sicuramente Osiride al faro. Ma quando l'ho ucciso mi ha già dato il bottino. Dirò l'altare. Guarda, ma che cazzo dici? No, non so. Andato. Andiamo, King, andiamo a fare la missione. Attenzione che qua ci deve essere un boss.
essere il boss in fondo. Vai qua, cercare il boss che non ho trovato. Ah, ce l'ho quello ex dono di realtà. Sì, ci sono tre casse e le due armi in mezzo. Quello l'ho imparata. Poi ce ne sono altre che stanno sui palazzi. Sulle casette. Io faccio questa e vengo. No, fai, scusa, fai gioca a partita, ci sta facendo. È fatta. Che sia il nostro o quello di Panoptes, uno dei due futuri terminerà oggi. Osiride passò anni a studiare un modo per aprire i portali. Noi non possiamo farlo. Perciò... È aperto ma instabile! Andate! Quattro volte che ci vengo. Dobbiamo raggiungere Panoptes prima di Osiride. Senza Sagira al suo fianco, potrebbe morire per sempre. La foresta infinita è enorme. Non avrei mai immaginato. Quando il destino del mondo non sarà in pericolo, ci torniamo. C'è un buco, non farci cercare. Guardiano a terra. Non mi dire che è sempre lo stesso. Guardiano a terra.
Guardiano a terra. Ma scusa, devi saltare sopra in alto, stai andando. Prova di salire. In alto all'uscita, non devi tornare indietro. Va lì sopra, sì. Da vuoto c'è già la metà del suo, non mi sto trovando. Ma adesso la scala della risposta. No, non è bene. Allo stregone da vuoto. Che granata gli metto, che non mi sto trovando in quella granata. Qua mica pietiniamo le bambole. Conosco il soggetto. Ti sputa in faccia tutto quello che ti dai. L'interesse. Queste sono le coordinate di Panoptes. Ok, avremo solo una possibilità. Se lo perdiamo, non riusciremo più a ritrovarlo. C'è la mod, 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 la mod,
la vinco. Allora, l'altro giorno ho seguito, perché mi sono appassionato, perché l'altra sera ho seguito un altro ragazzo, c'è un ragazzo che ha organizzato una challenge su Twitch, dove si contavano le kill della persona che vinceva lo scontro, no? Dov'è Osiride? Chi faceva la kill più alta la vinceva, c'erano 3 ore di tempo per pensare di solito. Cioè uno ha vinto con 18 kill in una sessione. Ha fatto 18 kill ed è arrivato primo, no? Non dico che cazzo posso. Osiride e Sakira vennero nella foresta per fermare Panoptes. Loro non ci sono. Noi invece sì. Se non avete fatto la scuola, la storia non l'avete fatta per finire. Una settimana che giocavo. Ah, poi risolto quel problema. Che ho detto? Sì, di timing, non ti ha sbloccato, non ti ha disconnesso correttamente quello di prima. Supera le difese, secondo me c'è da rompere qualcosa. Questa per penso che ho fatta a calare la notte sarà di qualcuno. Guardiano a terra! Ci sta eliminando dalla foresta! Non riesco a fermarlo! Panoptes! Affrontami! Lo tengo a bada io! Tu vai ad abbattere le sue difese! Ma che sei, no? Usa la carica ad arco. Posso concederti un tiro dritto nel suo occhio. La carica ad arco. Mi sono giocato la super come un coglione. Usa la carica ad arco. Mi sono giocato come un coglione. Devo fare la super arco. C'è la due, se lo facciamo insieme a me. Come si fa la porta?
sì, abbiamo fatto modifiche. Per poter uscire. Il tuo tempo nella foresta infinita termina ora. Gli scudi! Ho visto l'antilina che ho postato fede, non mi ha entusiasmato molto. Lasciar scappare Panoptes, seguilo. E ridammi il mio spettro. Ecco, e ti sta bene. È tosto. Thank you.
La mente Vex è distrutta e con essa l'accesso al futuro nero che ci attendeva. E tanto per farvi sapere, i nostri guardiani sono stati fantastici. I nostri guardiani? Il mio guardiano? Lodra di guardiani. Osiride, quanto tempo è passato? Troppo, mia... Stavo per dire allieva. Ma quella parola è riduttiva nei tuoi confronti. Ho avuto altri insegnanti. Il tempo. Il dolore. Un guardiano che tramuta l'impossibile nel possibile. Che posso considerare un amico. Il mondo è cambiato. Anche la città. Potresti tornare con me? No, il mio posto è qui. Abbiamo fermato i Vex in tempo. Ma molte equazioni portano alla stessa soluzione. Se riuscissero a trovarne un'altra... Anche lui... cosa conti, eh? D'altronde, ho predetto molte cose, ma non ho mai visto te. Ora noi abbiamo un futuro. Le vie per la foresta rimarranno aperte se avrai bisogno di trovarmi. O se vorrai parlare. Mi piacerebbe. Ottimo. Galassia salvata, amici come prima, un nuovo eroe. E tra l'altro, prego, eh? Vieni, Lumina. Abbiamo realtà infinite da esplorare. È tutto il tempo del mondo. Sì, alla fine devi buttare. Se devi andare ai pizzi. C'è la Sagurambola. Avventure di Mercurio disponibili, vabbè. Quindi posso andarmene a Angulus. Infatti io vado invece a vedere cosa vuole ancora. Ma se uscivo dalla squadra? Ecco, penso con Raid. Penso con Raid. Per fare cosa?
Verifico. Arrivederla. Verifico. Che cosa posso fare per te, stregone? Fino con l'intera foresta a disposizione, Vex, non sono riusciti a prevedere il risveglio del viaggiatore. O il tuo. Questo significa che ognuno di noi può ingannare il destino. Possiamo cambiarlo. Sagira lo ha fatto. E perfino Osiride sembra meno Osiride. Sì. In senso buono. Porta la luce con te. Io l'avevo cancellato un po' di tutto. Sì, io poi. Non ti arrendi mai, vero? Hai fatto fuori Gaul, risvegliato il viaggiatore. E ora per le strade corre sempre voce sulle imprese che tu e il tuo clan state compiendo. Ecco uno dei motivi per cui ho iniziato questa storia del clan. La gente ancora si aspetta. Attenzione là fuori. Posso vedere l'altro? Diventa più forte ogni secondo che passa. Vuoi parlarmi dei clan? Sempre più forte. Si prepara tutta una serie di... Mantieni la calma. Quelli ce l'ho.